Salve a tutti ragazzi, eccoci qua come sempre, Master Wall, scarico, carico, carico, ok? Ci siamo. Allora, l'argomento è questo, donna con bicipiti più forti di un uomo, l'allenamento di Melinda Lindmark con Larry Walsh. Come sempre poi ci sarà anche un commento sia tecnico che, mettiamola così, morale, ecco, mettiamola così. Allora, dunque, questo video che ovviamente mi mandano, e mi mandano sempre tanti video, fa Master guarda questo, parla di questo, parla di quell'altro, io faccio una selezione, se ne vale la pena, qualcosa faccio chiaramente. Allora, in questo video si vede appunto il noto Larry Wells in una forma abbastanza, sicuramente più grosso, più pieno, ma anche abbastanza più grassoccio, perché dopo le abbuffate che ha fatto negli altri video, si vede che non è riuscito a smaltire bene, comunque quantomeno rimane in una condizione di sì, è più pieno e più grosso assolutamente, però si vede anche che c'è una bella buzza, insomma, anche i fianchi sono aumentati, quindi vabbè, ovviamente sempre imbottito di roba, non è che questo sia uno, non è uno che fa una TRT di quelle tranquille, fisiologiche, questo prende come tutti. Cosa fa allora? Si allena con questa Melinda Lindmark, che è un influencer americana, come vedete, una donna che è abbastanza grossa, muscolosa, e vedremo anche forte, parleremo anche di lei, un po' anche della questione femminile nel culturismo, il doping, eccetera, eccetera. E poi c'è anche un altro, diciamo, che è stato messo lì un po' come vittima sacrificale, un tale Max White, che anche lui è un influencer americano, relativamente noto, abbastanza noto, che tra l'altro mi sembra l'unico natural fra i due, detto fra noi. Ho visto qualche suo allenamento nei video, ovviamente si allena a casaccio proprio, ma nemmeno poi culturismo, fa un po' di tutto e quindi il fisico è quello che è. E lui è stato inserito in questo allenamento, in questo trio, dove fanno un allenamento per le braccia, no? Bicipiti, tricipiti, più che altro bicipiti. E che cosa si vede in sostanza in questo trio? Allora, c'è Larry Will che fa naturalmente sempre da guascone con questa voce, cioè, ragazzi, è una voce che è pazzesca. No, ma si divertono anche. E che cosa fanno? Fanno un allenamento per i bicipiti con serie su serie di vari esercizi, cala martello, panca scotta. Allora, ragazzi, nei cala martello io vi dico una cosa, cioè se volete sapere come non allenare i bicipiti con i cala martello, ecco, guardate come lo fanno loro e avrete fatto un grosso passo avanti. Cioè, è uno dei modi più inutili di allenare i bicipiti che possa esistere. Quindi, ecco, ripeto, guardate qui, così saprete quello che non dovete fare, ok? Poi, chiaramente usano pesi abnormi, che anche qui non hanno alcun senso. Non hanno alcun senso. Larry e Melinda, sulla base della loro forza chimica, fanno pesi che ovviamente sono superiori al povero Max, che fa quello che può, che comunque se la cava, ovviamente lavorando solo di forza nervosa, non c'è alcun controllo muscolare, non c'è niente. Lì lo scopo è solamente tirare su il peso, basta, non c'è un discorso di allenare il muscolo, tensione continua, pompaggio, c'è solo il fatto di tirare su il peso, basta, quindi capite che è inutile. Ovviamente Larry e la donna fanno dei carichi notevolissimi, proprio sulla base di questa forza che hanno chimica, ma vedete, allora, questa Melinda, ovviamente, che tra l'altro c'ha anche un bel viso, voglio dire, è anche una bella ragazza. Purtroppo, dico purtroppo, quando le donne insistono con queste diciamo, questi supporti chimici, quando insistono nel tempo, si trasformano, è inutile che stiamo a girarci intorno. Ripeto, questa qui c'ha anche un bel viso, una bella ragazza, ma si sta trasformando praticamente sempre più, ha un aspetto sempre più mascolino, e se continua sarà sempre peggio. Non so se saremo ancora in tempo a fermarsi, senza effetti irreversibili, non lo so, forse, ma il fatto è che più continuano, guarda che ci sono state molte culturiste che all'inizio, bene o male, sì, pur avendo un aspetto,
sicuramente il naturale, però manteneva una certa femminilità, mettiamola così. Ma continuando nel tempo si sono letteralmente trasformate fino ad arrivare a concezioni assurde. Cioè, qui veramente siamo in un discorso un po', come dire, distopico. Non si sa più bene, non si capisce più bene che cosa diventano realmente o che cosa vogliono realmente queste donne. Cioè, che cosa vogliono? Non vogliono essere più donne, vogliono sembrare come uomini. Allora qui ci sarebbe un altro discorso da fare, ma anche magari a livello psicologico, anche dei percorsi da fare, può anche succedere. Ma qui siamo in una situazione ibrida dove loro vogliono mantenere questa femminilità, poi si mettono le protesi, a volte con quei costumini, tutte quelle pose ammiccanti femminili, vogliono mantenere questa cosa però in un corpo che diventa sempre più maschile, anche il viso diventa sempre più maschile, a parte la voce, ma il corpo, cioè, alcuni si sono veramente trasformate. Ci sono tanti esempi passati e recenti. Quindi c'è questa contraddizione enorme che non si sa bene che cosa vogliono essere, che cosa vogliono diventare. Quindi no, non credo che, sebbene poi qualcuno o qualcuna mi faccia i soliti complimenti, brava, questo è l'esempio di una donna volitiva, che è una donna, non so fino a che punto possa essere un esempio per le donne, a parte che oggi si parla molto, no, patriarcato, le donne, la libertà, insomma, ok, ma qui è che questa cosa ha qualche significato, nel senso di una maggiore, non so, libertà femminile, che senso ha questa cosa qui? Io non credo che queste donne qui, non solo lei, ma anche altre, veramente, lei poi si sta mantenendo ancora abbastanza femminile per adesso, abbastanza, per quanto è veramente impressionante come corpo, muscoloso, beh, più grosso, più forte di un uomo, quindi. Ma poi tanti casi di donne che hanno esagerato, non so quante, cioè nelle pubbliche femminili, che approvazione possono avere. Ho sentito spesso dei commenti di donne dal vivo, anche ho letto qua in giro, che quando vedono queste qui, commenti sono assolutamente negativi, spesso anche offensivi. Mentre invece gli unici commenti positivi che vengono sono da qualche donna che anche lei, cioè qualche donna che è molto molto fanatica, molto colpita dal culturismo, che magari ha queste aspirazioni, allora può dire no, brava, questa è una che ha dimostrato. Ma generalmente l'impatto sull'opinione pubblica femminile di questi corpi qua, di questi visi, di queste trasformazioni estreme, non sono positive, è inutile. Ma non è un fatto, diciamo, non è una critica cattiva, è semplicemente perché è una cosa che non può avere un senso, perché, ripeto, è distopica questa cosa qui. Diciamo, da un punto di vista logico è più coerente, e ci sono stati, magari, adesso qui vado un po' fuori argomento, ma so che a voi piace quando spazio qua e là. Magari, ecco, ci sono stati casi anche di cronaca noti dove delle donne hanno iniziato un percorso di trasformazione perché non si sentivano donne, si sentivano uomini, succede, come anche l'inverso. E quindi hanno fatto tutto un percorso, ma veramente molto lungo e pesante, anche non solo di lavoro psicologico, ma anche di trasformazione del corpo. Hanno fatto cure ormonali, hanno fatto anche interventi chirurgici per diventare a tutti gli effetti un uomo. Cioè, queste donne qui, dell'aspetto maschile, non volevano più mantenere nulla, volevano diventare uomini. Quindi in quest'idea comunque c'era una coerenza, no? Come c'è all'inverso, magari un uomo che si trasforma per diventare donna e fa di tutto per farlo, cioè non vuole più mantenere nulla dell'aspetto maschile. E anche lì ci sono state queste cose, i percorsi che, ripeto, ognuno poi può pensare quello che vuole, ma comunque c'è un'idea logica che va in un senso. Qui siamo in una situazione, lo ripeto, che non è chiara in nessun senso. Perché questi corpi, loro, ripeto, vogliono mantenere un aspetto femminile con queste protesi, questi ammiccamenti, ma spesso si propongono proprio in atteggiamenti prettamente femminili, cioè con certe pose, insomma, tutte le labbra rifatte, no? Magari alcune. E quindi cercando di tenere un qualcosa di femminilità su un corpo che di femminile praticamente non ha più niente. Capite la contraddizione? Ovviamente libere di farlo, non è che non c'è niente che lo proibisca, se è ben chiaro, a parte il discorso dei farmaci, magari, che in Italia è illegale, in America non so come funziona, ma in Italia di sicuro anche le donne che fanno uso
rientrano anche loro nella illegalità come i maschi, quindi ho già spiegato nel video di Forense che cosa si va incontro anche solo detenendo una boccetta o una fiala, a quali rischi legali si va incontro. Quindi questo vale anche per le donne. Ma dicevo, sul fatto morale, sul fatto che una donna si voglia trasformare, ripeto, può anche essere legittimo. La mia è una critica così, sul fatto che questa scelta non è chiara. Lo ripeto, per me la parola giusta è proprio distopica, sapete, no? Quindi andate a vedere cosa vuol dire distopico e capirete. E quindi si vede questa Melinda che usa questi manubri pesantissimi con grande forza, ovviamente sovrasta il povero Max White che fa quello che può, poi tanto lui è contento già solo di essere lì perché comunque fa viso, eccetera, eccetera, quindi per lui va benissimo. Quindi, dal punto di vista tecnico non c'è niente, fanno ridere, anche quando allenano i tricipiti, fanno esercizi proprio veramente senza senso, ma ovviamente loro basta che spingono, tirano e pompano e si gonfiano, pompano nemmeno perché sono dei carichi che. Ecco, ma dal punto di vista tecnico non c'è niente da imparare. È un video così, diciamo, che si può guardare, è abbastanza divertente vedere l'effetto di questa donnona che è molto forte, fa effetto, poi lascia anche un po' il tempo che trova, quindi non è che ci sia poi niente di particolare. Ecco, ricordatevi che se volete sviluppare grosse braccia, a parte che loro ha fatto talmente tanta roba per i bicipiti che nemmeno ha senso, essendo un muscolo piccolo è inutile che bombardate di serie, pesanti, 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 che non servirebbe a nulla. Le braccia grosse si sviluppano con un lavoro logico, con l'aumento di peso corporeo, dividendo i gruppi in zone diversi, con esercizi logici, con esecuzioni logiche. Se volete braccia grosse c'è tutto un altro percorso da fare, qui non potrete imparare nulla. Comunque io ho fatto questo video. Ecco, c'è da dire che sotto nei commenti al video sotto questo video, io spesso li vado a vedere, li traduco ovviamente col traduttore. E ci sono state anche molte critiche negative, cioè di solito ci sono sempre critiche positive, bravissimi, complimenti, grandi fisici, voi sì che sapete fare le navi, sono tutte cose che dicono a questa gente qua, no? Anche qua in Italia è uguale. E invece ci sono stati, quantomeno hanno lasciato anche dei commenti molto negativi dove dicevano ma qui è inutile che fate vedere gente praticamente drogata che si allena, che non è di utilità per nessuno, bisogna finire con questa storia, i drogati non meriterebbero nemmeno visibilità, non si dovrebbe nemmeno permettere una cosa del genere. Ci sono state critiche veramente forti che generalmente non ci sono in questi casi, però chissà che non ci sia anche un risveglio sotto questo punto di vista da parte così del popolo del ferro americano, ma dubito perché là il mondo è questo, quindi. Allora ragazzi, io vi lascio alle vostre riflessioni, dite la vostra. E chi vuole venire con noi sa che cosa fare. E comunque, per chi me lo chiede, dico sì, fra un po' arriverà anche il confronto con Luca Prada, di cui una parte la pubblicherò io, una parte Mister Forense, ce la saranno divise in due parti. E quindi, insomma, anche quello sarà una cosa molto importante. Per il momento vi ringrazio e vi dico al top.